maybe 15 minutes. We have to wait in the sun, under the rain. But here no signal, no signs. We may have to wait maybe half an hour, I don't know. There must be some kind of way. Scene di ordinaria amministrazione per i turisti in visita a Roma. Decine e decine di minuti in attesa alla fermata dell'autobus. Non c'è un marciapiede, non c'è neanche una pensilina e i turisti sono costretti a trovare altri rimedi per il sole cocente. Fare il turista a Roma è un po' come muoversi sempre su un percorso ad ostacoli. C'è sì la grande bellezza, ma ci sono anche le buche per terra e le strade dissestate, le file interminabili, gli autobus che non passano mai, la spazzatura spesso in bella vista e la segnaletica quasi mai chiara. Spesso devo dire i clienti che sono con me sono sconcertati dal fatto che quando girano per conto loro si trovano aggrediti da tutti questi fantomatici venditori. L'unica cosa che si lamentano un pochetto è che tutte queste persone gli emettono gli articoli in faccia. Oh, I don't like people like offering services and other stuff all around here. Probably the hawkers, the street hawkers and the beggars. Siamo andati al Colosseo a cercare questi venditori abusivi. Li abbiamo trovati subito e ci siamo resi conto anche noi della loro insistenza e del loro senso di impunità. Ci faccio vedere cosa sta vendendo qui. È autorizzato? Senti, non mi interessa, per favore. Ma se non è autorizzato, ma te che cosa te ne frega? Ma che sei, un vigile sei? Se volta prendo la camera e te la sbatto. Ah, io non faccio una volta. Uno poi dei problemi più temuti dai turisti quando vengono a Roma sono i borseggiatori. Sono minorenni, spesso ragazzine, e girano con delle tracolle addosso per camuffare il borseggio. Roma è la grande bellezza di suo. La difficoltà è fare apprezzare questa grande bellezza facendo ignorare la grande schifezza che c'è intorno.